Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come coltivo i pomodori sul balcone. Iniziamo subito tralasciando la semina, che potete vedere in uno dei miei video precedenti, partendo direttamente col trapianto delle piantine in vaso, che abbiamo preparato prima con un primo strato di piccoli ciottoli, ghiaia o argilla espansa per migliorare il drenaggio dell'acqua. Poi continuando riempiendo tutti i vasi con il terriccio e concimando. In questo caso io ho usato una manciata di stallatico con fondi di caffè. Poi prendiamo la piantina e posizioniamola al centro del vaso. Quindi la maggior parte di piante che io ho sul balcone le coltivo e le faccio crescere in vasi ampi. Ma non è l'unico modo, perché adesso andiamo a vedere come coltivarle anche nelle bottiglie di plastica. Prima di tutto prendiamo delle bottiglie abbastanza grandi e tagliamole aprendole sul fondo in questo modo. Poi le posizionerò su un pancale in legno che ho adattato a varie funzioni, appoggiato alla parete in verticale e fissato al muro. Quindi procuriamoci un cacciavite, alcune viti e iniziamo. Ovviamente possiamo trovare anche altre soluzioni per far stare le bottiglie in verticale in modo che possano ospitare le piante. E adesso controlliamo se abbiamo fissato bene le bottiglie e ricordiamoci anche di levare i tappi. A questo punto, come abbiamo fatto anche negli altri vasi, mettiamo un piccolo primo strato di ghiaia o ciottoli per migliorare il drenaggio dell'acqua e dopo iniziamo a riempire con il terriccio. Prima di riempire del tutto però andiamo a concimare, mettendo una manciata di stallatico a circa 10 cm dalla superficie e poi finiamo di coprire continuando con il terriccio. Ed infine è arrivato il momento di mettere le nostre piantine, posizionandole delicatamente al centro, assicurandosi poi di sistemare e compattare bene la terra intorno. In questo caso abbiamo messo piante di pomodoro con frutti piccoli, come datterini e ciliegini, più facili da far crescere in bottiglie di queste dimensioni. Altrimenti, se vogliamo mettere razze di pomodori più grandi ed avere migliori risultati, meglio usare anche bottiglie più grandi. Per quanto riguarda l'irrigazione, il pomodoro è un ortaggio che ha bisogno di una buona quantità di acqua per crescere bene, soprattutto durante la fioritura. E è difficile dare un'indicazione precisa perché dipende da tanti fattori. Il suo fabbisogno può diminuire se il terreno è argilloso e l'aria è piena di umidità, ma aumenterà se il terreno è sabbioso, l'aria è secca e soprattutto se si coltiva in vaso. Quindi riguarda proprio il nostro caso e visto che la pianta non sopporta gli stress idrici, saranno necessarie irrigazioni costanti, in modo che il terreno non secchi, ma evitando gli eccessi e i ristagni. Qui vedete il drenaggio dell'acqua che passa dal collo delle bottiglie, che tenute rialzate possiamo sfruttare per bagnare un po' anche altri vasi. A questo punto non ci resta che aspettare che le nostre piantine di pomodoro crescano un po' per poi andare a mettere anche dei sostegni. Mentre aspettiamo che le nostre piantine arrivano a fruttificare, una cosa importante da effettuare durante la crescita, oltre a una buona irrigazione, è la sfemminellatura, che consiste nell'asportare i nuovi getti ascellari, conosciuti anche come femminelle, che nascono tra il fusto principale e i vari rami, oltre ad eliminare anche i getti che nascono alla base. Così la pianta non disperderà energie nel far crescere troppe ramificazioni e si concentrerà sulla produzione dei frutti. Se poi abbiamo tante piante e abbastanza di questi scarti, possiamo realizzare un macerato di pomodoro da utilizzare come insetticida naturale per le nostre piante, che potete vedere anche in uno dei miei video precedenti. È passato circa un mesetto e le nostre piantine di pomodoro sono cresciute, come anche tutti gli altri ortaggi sul terrazzo, come altri pomodori, melanzane, peperone, fagiolini, zucchine. E per quanto riguarda i nostri pomodori, che hanno già iniziato a fare il fiore ed il frutto, andremo adesso a sistemare delle canne o dei bastoni per dargli sostegno. Quindi infileremo delicatamente nella bottiglia di plastica
per poi andarci a legare la pianta, che legheremo ad otto in questo modo per non rischiare di strizzare troppo il gambo quando crescerà. Quindi finiamo con le bottiglie di plastica e mettiamo i sostegni anche nei vasi dove ci sono gli altri pomodori. In questo modo le piante cresceranno forti e sostenute senza avere il problema di spezzarsi per colpa del vento o del peso dei frutti. E mentre le nostre piantine in bottiglia fioriscono e crescono anche le altre piante di pomodoro, andiamo a vedere alcune cure sulla coltivazione in vaso di questo ortaggio. Come prima cosa, i vasi con le piantine di pomodoro vanno posizionati in una zona il più possibile soleggiata, visto che questo ortaggio ha bisogno di un buon sole per la maggior parte delle ore durante il giorno. Come abbiamo già detto, hanno bisogno di un'irrigazione costante, anche giornaliera durante l'estate, nei periodi più caldi, in modo da non far seccare troppo il terreno. E per aiutarci possiamo anche effettuare una pacciamatura da mettere in vaso in superficie, che così terrà più a lungo l'umidità, usando paglia, fieno, ma anche materiali come corteccia o dell'aiuta. Ovviamente poi anche la pianta in vaso gradirà se muoviamo e areggiamo il terreno e leviamo eventuali erbacce. Inoltre, anche in vaso conviene proteggere le piante da malattie e parassiti, usando del rame e dei preparati fai da te, come macerato di ortica, di aglio o decotto di equiseto. Poi, oltre a una concimazione iniziale, in vaso le piante hanno bisogno di ulteriori e frequenti concimazioni durante la coltivazione, anche una volta ogni 10 giorni. È meglio se interveniamo somministrando e aumentando la percentuale di alcuni elementi, che dopo andiamo a vedere. Infine, un'altra cosa importante è che in generale il balcone è un ambiente urbano, quindi può essere meno popolato di insetti come api o bombi, che impollinano le nostre piante per la fruttificazione. Quindi, per essere sicuri che questo avvenga, o impolliniamo manualmente oppure posizioniamo altri fiori sul balcone adatti ad attirare alcuni di questi preziosi insetti. Adesso vediamo come dopo la fioritura anche delle piante nelle bottiglie sono spuntati frutti, in questo caso di pomodoro datterino, e andiamo anche a vedere quali sono gli elementi in aggiunta da somministrare per concimare le nostre piante di pomodoro. Una buona concimazione consiste nell'aggiunta di una maggiore percentuale di calcio e potassio, oltre all'azoto che è già presente in buona quantità nello stallatico che abbiamo dato all'inizio come concimazione di base, e che possiamo ulteriormente continuare a somministrare ogni 15 giorni in forma liquida, lasciando riposare un po' di stallatico in acqua per un giorno, altrimenti usando macerato di ortica o fondo di caffè. Per il calcio e il potassio invece, oltre che acquistarli in vari punti vendita, possiamo anche realizzarli noi con dei concimi liquidi fai da te, usando gusci d'uovo e bucce di banana, che potete vedere se volete anche in uno dei miei video precedenti. Iniziamo con il calcio, che possiamo dare sia vaporizzato sulle foglie che versato sul terreno, da somministrare per il pomodoro circa ogni 10-15 giorni, da prima della fioritura fino a tutto il periodo dell'ingrossamento dei frutti. Il calcio favorisce l'impollinazione e la crescita e formazione dei tessuti vegetali, come rami e foglie, ed anche dei frutti, migliorando produttività, croccantezza e consistenza. Importante anche per risolvere il problema del marciume apicale. Quindi diamo un po' di calcio a tutte le nostre piante di pomodoro e passiamo alla somministrazione del potassio, che daremo alla pianta ogni 15 giorni, iniziando dal trapianto fino a tutto il periodo di maturazione dei frutti. Il potassio promuove la crescita iniziale, aiutando anche a migliorare la fioritura, oltre che a rinforzare e aumentare la resistenza della pianta contro stress ambientali e malattie. Inoltre favorisce lo sviluppo e la maturazione dei frutti, migliorando colore, consistenza e sapore. Quindi finiamo di dare anche questo elemento a tutte le nostre piante e continuiamo. Ed infine arriva la raccolta, che sarà a scalare via via che i pomodori diventeranno rossi. La raccolta del pomodoro inizia in estate, circa 3 o 4 mesi dopo la semina, in base alla zona in cui siamo e al clima, e possiamo raccogliere anche fino a inizio autunno. Al nord, dove è un po' più freddo, circa fino a metà ottobre, mentre nel resto d'Italia si può raccogliere anche fino a novembre. I pomodori piccoli come datterini e ciliegini ed anche i pomodori da salsa, per un sapore ottimale, vanno raccolti quando arrivano a piena maturazione e hanno una colorazione omogenea.
Per i pomodori da insalata invece possiamo anche scegliere di raccogliere un po' prima, quando la loro buccia è di colore rosato, visto che il pomodoro matura anche dopo essere stato raccolto. E questo vi permetterà, soprattutto in vaso, di velocizzare la produzione e la quantità di frutti. Il pomodoro si conserva a temperatura ambiente per qualche giorno, lontano dai raggi del sole, anche per i pomodori che devono ancora maturare. Dopodiché i pomodori maturi, messi in frigorifero, dureranno anche una settimana. Altrimenti possiamo usare il metodo dell'essiccazione per conservarli un po' più di tempo, oppure facendo una salsa sott'olio in barattoli chiusi, che se realizzata bene e soprattutto sterilizzando correttamente i contenitori prima e dopo il riempimento, creando un sottovuoto, può conservarsi per un po' di tempo, posizionati in un luogo fresco e lontano dalla luce del sole, da consumarsi comunque non oltre i 2 o 3 mesi, e quando apriamo i barattoli non più di 3 o 4 giorni in frigorifero. Oppure, se vogliamo una più lunga conservazione per un massimo di 6 mesi, possiamo congelare la salsa precotta o i pomodori tagliati a pezzi. Raccogliamo anche un po' di questa razza di ciliegino arancione e dall'orto sul balcone è tutto. Mettete un bel like e ricordate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!